che così può già andare bene. La griglia ci serve per allineare le linee verticali ed orizzontali. E volendo possiamo anche, sempre in questa schermata, possiamo anche fare un'attività di crop, però in questo caso non serve. Diamo ok e abbiamo un'immagine già più dritta e accettabile. Sempre lo stesso tool ci potrebbe permettere di fare, ecco, di fare un crop all'immagine. Qualora noi volessimo farlo, possiamo ritagliarla. In questo caso non è necessario, per cui annulliamo. Era solo per farvelo vedere. Sempre nel menu Tool abbiamo anche lo Stamp Tool, che serve per eliminare qualora ci siano, per esempio, dei punti fastidiosi nel cielo, degli spot dovuti per esempio a sporcizia depositata sul sensore, eccetera. Non vi meravigliate se vedete nuovamente l'aberrazione cromatica, perché verrà eliminata nel momento in cui noi faremo l'elaborazione finale. La vedremo eliminata alla fine. Ora qui non ci sono spot da eliminare, ce ne inventiamo uno, per esempio qui nel telo di questo ombrellone. Dobbiamo togliere questo punto nero, per esempio. Allora scegliamo da punto nero a punto bianco. Scendiamo il punto da dove copiare, per esempio questo, e andiamo a, qui possiamo scegliere il raggio andiamo a cliccare sopra il punto eliminare e lo abbiamo eliminato con grande facilità. Diamo ok e siamo a posto, torniamo di nuovo alla schermata di prima. A questo punto occupiamoci dell'immagine vera e propria, visto che i difetti li abbiamo più o meno eliminati tutti. Clicchiamo sul tab RAW. Prima cosa che possiamo notare è per esempio uno scarso contrasto dell'immagine. Allora possiamo, questo è normale perché io scatto sempre in posizione neutral, quindi con contrasto a zero, saturazione del colore a zero, insomma le immagini vengono fuori un po' piatte. Ora possiamo passare dal picture style neutral a quello standard e già vediamo un piccolo miglioramento dell'immagine. Questa foto è stata scattata in una giornata col cielo molto coperto, illuminazione uniforme, quindi poco contrasto sulla scena fotografata. Possiamo dargli un po' più di contrasto con questo strumento. Possiamo Le ombre possiamo aprirle un pochettino per dare una maggior luminosità col contrasto, col comando shadow. Possiamo togliere, volendo, un po' di luminosità alle alte luci. E abbiamo già un'immagine abbastanza equilibrata. Possiamo dare un controllo alla sharpness. Per farlo bisogna sempre aumentare l'immagine al 100%, altrimenti non siamo in grado di valutarla correttamente. La sharpness è già, cioè la nitidezza è già a 3, perché il 3 è il valore che dà il picture style standard, però niente ci vieta di toglierla e vediamo l'effetto che ha sull'immagine. Non bisogna mai esagerare, qui addirittura io l'ho messa a 9, è una cosa eccessiva perché l'immagine viene fuori innaturale. Direi di non superare mai 5, ma dipende dalla macchina che voi avete. Nel caso della 5D Mark II, 5 va bene, soprattutto quando le foto sono un po' piatte e quando l'illuminazione di questo tipo non mette molto in evidenza i dettagli. Riduciamo l'immagine alle dimensioni dello schermo per dare un'idea complessiva. Se la foto ci soddisfa abbastanza. Diamole un po' più di colore. Direi che ci siamo. Il tono serve solo per cambiare un pochettino la
il colore dell'illuminazione, nel nostro caso lasciamola a zero, direi che la nostra elaborazione può anche considerarsi finita. Il contrasto l'abbiamo messo al massimo e direi che l'immagine è abbastanza equilibrata con le luci che si leggono, che sono correttamente esposte e le ombre ben leggibili. A questo punto, se avessimo bisogno di fare di più, potremmo andare sulla palette, sulla tab RGB, che ci permette di fare ulteriori regolazioni a livello di luminosità, ci permette di aumentare ancora oltre misura il contrasto, però come vedete sono comandi da usare con molta cautela perché possono essere distruttivi. Se non ne avete bisogno, non utilizzateli. E anche qui la nitidezza può essere aumentata ancora, ma direi che noi non abbiamo bisogno di fare nulla di più, qui abbiamo anche le curve che possono essere usate per ritoccare un pochettino l'immagine, non so se così vi piace di più di quello che è, però ecco, possiamo ritoccare ancora un po' la foto, che a questo punto secondo me è praticamente perfetta, almeno sul mio monitor che è calibrato, e quindi cambiando monitor può cambiare un po' anche la resa, però direi che questa resa è ottimale. A questo punto non ci conviene fare altro che salvare. Andiamo su File, Converti e Salva, gli diciamo dove salvarla, scegliamo quindi la nostra cartella preferita, cambiamo nome, se vogliamo cambiare nome, oppure cambiamo il formato, se vogliamo cambiare formato. In questo caso noi lasciamo il formato JPG a 9, salviamo. Mentre salviamo, possiamo, se vogliamo, passare ad elaborare altre foto. Questa foto, volendo, che è rimasta selezionata, vediamo i simboli, correzione cromatica, lo stamp, il crop, se vogliamo possiamo, elaborazione RAW e RGB, se vogliamo possiamo metterci un segno di spunta tipo 1, e a questo punto abbiamo finito la nostra elaborazione. Se andiamo a vedere nella cartella immagini, la troviamo elaborata secondo i nostri dettami, i nostri desideri. Ora la cerchiamo e verifichiamo il risultato, come è andato. Eccola qua. Facciamo doppio clic, la visualizziamo, la possiamo visualizzare anche a grandezza naturale. Controlliamo che non c'è più nessuna traccia di aberrazione cromatica. La foto è ben esposta, le luci e le ombre sono leggibili. È un'immagine ultra grandangolare, e con questo abbiamo terminato.